La domenica dell'invasione, la giornata del tutto esaurito come da previsioni. Ecco Lucca Comics and Games 2016 in tutto il suo splendore di visitatori ed eventi. La terza giornata del festival, ancora baciata dal sole, ha rispettato tutte le attese. Tra le novità di questa edizione che hanno permesso di decongestionare l'area Games del padiglione Carducci spicca la nuova zona dedicata al videogioco allestita in San Romano, l'Electronic Sport League Arena. Tra le ultime novità in campo di hardware, software e tornei di gioco, la realtà virtuale è sicuramente il futuro del settore. Questa è la versione ideata e sviluppata da Intel per chi preferisce il PC alla console. Lucca Comics ormai da molti anni significa cosplay, non solo quelli che invadono di colori e allegria il centro storico, ma anche e soprattutto quelli che lavorano un anno intero per sfidarsi sul palco dell'area music per il titolo del Lucca Cosplay Contest. Tra eroi dei fumetti, dei videogiochi e della letteratura fantasy, la gara ha visto impegnati decine e decine di ragazzi e ragazze arrivati da tutta Italia, ma anche giovani, anzi giovanissimi. La terza giornata di Lucca Comics è stata anche l'occasione per lanciare la seconda edizione di Collezionando, manifestazione dedicata allo scambio dei fumetti e degli altri sogni di carta, in programma il 18 e 19 febbraio 2017 al Polo Fiere di Sorbano del Giudice, organizzata da Comics and Games e Anafi. Un doveroso passo indietro a sabato sera, quando sul palco del Music and Cosplay è salita Cristina D'Avena. Amica del festival da tantissimi anni, anche lei è stata chiamata a lasciare le proprie impronte sul cemento per la nascente Hall of Fame dei più grandi artisti del mondo del fumetto, del gioco e dell'illustrazione. Poi l'atteso concerto per 2 ore sotto il segno della musica e delle sigle dei cartoni animati più amati da tante generazioni.